Buonanotte dal mondo in parole e regola d'arte. Questa era Tarzan Boy, una canzone della metà degli anni Ottanta, molto bella, molto azzeccata secondo me, anche perché Tarzan, come sappiamo, era rivestito di una sola pelle, pelle di leopardo o di qualche altro animale della giungla che lo copriva, per il resto era totalmente nudo. Vivendo in Africa e noi abbiamo in questo momento stiamo vivendo una temperatura tale che ci potrebbe consentire di vivere solamente così, anzi sarebbe ottimale poter vivere solamente respirando con la propria pelle senza dover sudare attraverso questi vestiti che specialmente le professioni come la mia credo anche come quella di Gabriele richiedano Certo, evidentemente sì, così. un abito a volte pesante, anche se per quanto possa essere leggero con questo caldo è comunque pesante. Buonanotte al nostro Gabriele Giardini. Buonanotte a voi, anzi a te Massimiliano e ai nostri ascoltatori. Stavo dicendo teleascoltatori, ma perché la radio che facciamo e che tu conduci in maniera sublime. Logicamente ha un discorso radiofonico, ma che va a trasformarsi in un discorso anche di visivo, perché la gente attraverso la tua voce e il mio modo di dire, di pensare, di far vedere le opere, riesce a avere una visione anche delle opere stesse. Verissimo, e tra l'altro lo ricordiamo, siamo sempre, quando parliamo con il nostro Gabriele, alla www.gabrielegiardini.com, sulla voce opere potrete, cliccando sulla voce opere potrete godere della visione di tutte le opere del nostro Gabriele. In realtà questa sera, come sempre è molto difficile trovare. Pronto? Sì, ti Sì, sento sì, sì. Ecco, perfettamente. come sempre è molto difficile trovare un'opera che mi sorprenda più delle altre, no, proprio perché sono tutte molto, molto belle, molto interessanti. Soprattutto, oltre alla capacità tecnica, c'è sempre un significato recondito che però ha un linguaggio universale e quindi è capibile a mio giudizio da chiunque. Ecco, un'opera che ha colto la mia attenzione in particolare è questa. Siamo a pagina, sempre cliccando sulla voce opere archivio, a pagina 7, l'ultima opera sulla destra. Della prima fila è un ritratto dell'ex presidente della Roma, Rossella Sensi. Ah sì, certamente. Come non dimenticare questa opera che ha anche una storia di un certo tipo. Vuoi innanzitutto commentare un po' te, oppure inizio io come spiegazione, diciamo, del Sì, perché mi è stata fatta? io direi, ecco, un piccolo commento proprio in qualità di osservatore che è rimasto colpito. Ecco, secondo me, Gabriele, la prima finezza che ho notato in questo disegno, possiamo definirlo disegno, È una dipinto, pirografia, Massimiliano, una pirografia. così almeno sì. Perfetto. È una pirografia. Ecco, in questa pirografia la prima finezza è la foto della dottoressa Sensi proprio in alto a sinistra della stessa, anche per diciamo rendere partecipe diciamo lo spettatore della tecnica di cui è capace Gabriele. E in effetti la foto e la pirografia denotano una somiglianza pressoché perfetta, non ci sono elementi discordanti, ma anche nei minimi particolari. Cioè, questo volto sembra proprio diciamo quasi ricalcato dalla foto, ma in realtà non è, perché non è ricalcato, è la mano
la mano esperta e abilissima di Gabriele Giardini, che è riuscito a creare delle fattezze, dei lineamenti totalmente rispondenti al vero. E secondo me la finezza di porre una piccola fotografia proprio per a dimostrazione di ciò è veramente una chicca che io non ricordo di altri quadri che abbiano aiutato lo spettatore attraverso questa idea. Non, io sinceramente il primo quadro e diciamo la prima opera di pittura, di disegno che ha questa caratteristica, secondo me è stata una grandissima diciamo un grandissimo aiuto da parte di Gabriele a tutti noi, proprio perché ci fa notare la perfezione tecnica della mano di Gabriele. Ma in più il disegno va oltre la realtà, perché in più ha i colori della Roma a destra e a sinistra. A destra abbiamo il rosso, a sinistra il giallo, quasi volessero, però ecco, l'utilizzo di questi colori sono quasi come se volesse delineare, far apparire l'aura che sembra che ogni persona, me compreso, Gabriele compreso e tutti voi compresi, abbia. Ecco, Gabriele ha voluto rappresentarla con i colori della Roma, proprio perché questa squadra che è molto tifata nella nostra città, sia l'anima giallorossa abbia compenetrato l'essenza della figura, del corpo fisico e astrale della dottoressa Sensi. E infine, ecco, quando Oscar Wilde diceva che l'arte supera la natura ed è la natura che la imita e non viceversa, in questo caso è un perfetto esempio di questo pensiero, perché effettivamente io vi invito, a coloro che lo stanno già vedendo, vi invito a considerare quello che sto dicendo, e coloro che ascolteranno vi invito comunque sempre a guardare le bellissime opere di Gabriele. Ecco, facendo una comparazione tra la pirografia e la foto in alto a sinistra, potrete notare che l'espressione, diciamo quel quid, quell'energia che un volto può trasmettere, è molto più presente nella prima che nella seconda. Quindi l'arte supera la realtà. La realtà, in questo caso, catturato dalla foto. Prego, Gabriele. Guarda, questa tua disquisizione in merito all'opera è rappresenta sublime, come ti ho detto, e ti ringrazio per questo. Io aggiungo, visto che ho realizzato l'opera, e ti posso apportare informazioni effettive di carattere tecnico e nello stesso tempo metodico e artistico. E questa è nata così, quest'opera. Mi chiamò il produttore Tony Austor, che è anche stato un produttore di Sanremo, insomma di tanti spettacoli Rai, diciamo anche un braccio destro di Cesare Lanza, mio caro amico che saluto, insieme a Tony Austor. E lui anni fa mi disse: caro Gabriele, dice, voleva fare ci doveva essere un premio per Rossella Sensi, perché lui, oltre a essere tifoso, logicamente aveva in quel caso un ruolo che poteva essere, diciamo, avere una collaborazione con la stessa dottoressa, e questo premio stava a sincerare la loro appartenenza ai colori giallorossi e nello stesso tempo alla vicinanza alla dottoressa stessa, che logicamente esprimeva un certo sentire per loro. Io venni chiamato proprio per realizzare questa opera pirografata, quindi con questo pirografo, per chi non lo sapesse, dei nostri ascoltatori, è una penna incandescente che va a bruciare il legno, e più uno ha una certa sensibilità crea delle zone scure che vanno, diciamo, a creare delle ombre.
quindi devi avere una certa manualità e sensibilità artistica. E questa foto, che si può vedere logicamente nel quadro originale, non c'è, è un'applicazione computerizzata, perché serve per far vedere da dove ho realizzato, diciamo, il ritratto. Ma come si suol dire, questo ritratto che è stato fatto, mi disse allora l'amico Tony, disse: caro Gabriele, lui parla un po' così, caro Gabriele, mi raccomando, però magari falla una bella ragazza, falla bella, perché si sa che nei ritratti non sempre vengono fatti in maniera adeguata, e praticamente perché dice altrimenti logicamente va a inficiare anche la bellezza esteriore e interiore della dottoressa stessa. Ecco, quindi fu una foto presa da un giornale che io rifeci automaticamente quest'opera fatta. In più però io stesso volli aggiungere dei colori, come tu ben avevi notato, dei gialli e rossi, anche per unire il discorso della sua fede calcistica e del papà di Rossella Sensi, Franco Sensi. E praticamente ho aggiunto una cosa particolare, ho fatto una pirografia che normalmente ha dei colori fra lo scuro dovuto alla combustione, lo scuro marrone così antico che dà l'idea di antica di un oggetto antico, però che potesse essere confacente anche a un discorso moderno, e quindi automaticamente io ho aggiunto dei colori per dare questa freschezza e questa vivacità alla dottoressa stessa. Fatto sta, ho messo dei colori, ho colorato l'iride dei suoi occhi, già belli, le labbra, e in più ho posto una cornice che tu vedrai, caro Massimiliano, i nostri carissimi ascoltatori, che è una cornice di grottura, perché logicamente va a far aumentare, amplificare l'immagine stessa del ritratto, e è distante, non è una cornice convenzionale, ma è una cornice particolare che può amplificare un'opera stessa, quindi la cornice normalmente in questo caso amplifica, è distanziata l'opera, quindi dà questa sensazione di profondità. E quando l'ha visto il mio caro amico Tony è rimasto estasiato, e anzi mi ha detto: bellissima, ma forse anche troppo bella. Dico: beh, sempre meglio il troppo, perché io sono un tipo che va su un aggettivo qualificativo molto bello, piuttosto che il poco. Quindi ho cercato di dare tutto per far sì che, perché poi qual è la differenza fra la fotografia è un'opera d'arte che richiama un ritratto, che la fotografia normalmente cattura l'immagine com'è. Poi sì, ci sono degli artifici che, diciamo, lo stesso fotografo fa per amplificare alcune cose, alcune ombre, ma effettivamente il ritratto artistico è l'artista stesso che, con la sua sensibilità, con il suo modo di pensare, con la sua vita vissuta, fa sì che la persona che ritrae entri proprio dentro la sua anima, quindi per quanto possa conoscere, cioè quello che effettivamente l'artista vede di una persona lo ritrae in questo caso con questa pirografia su questa tavola di legno, e quindi appone una sua emozione, quindi c'è un di più, un molto di più. Ecco, si dà veramente quello che dentro alla propria testa e al proprio cuore abbiamo, per trasferirlo anche in un ritratto che deve essere più o meno confacente all'originale. Quindi, detto questo, penso di essere stato esaustivo in merito alla descrizione di questa opera, e anche a delle particolarità, Massimiliano, che tutti non sanno, per come è nata quest'opera, che non è stata una mia decisione, ma è stata ordinata per la dottoressa Sensi da questo produttore, mio caro amico, con il quale abbiamo fatto parecchie cose insieme. Ecco, quindi ho parlato del padre e della madre dell'opera stessa. È verissimo, sì. Io infatti sottolineo questo quid pluris, come dicevano i latini, cioè quel qualcosa in più, anzi molto in più, che l'opera d'arte ha anche nei confronti della realtà. Non è una riproduzione della realtà, è tutto ciò che la realtà è tutto ciò che la realtà non mostra, ma che in realtà la persona stessa può avere e che ha difficoltà a trasmetterlo. Ecco, l'opera d'arte ha la facoltà di trasmettere anche ciò che va al di là dell'apparenza.
Bene, prima di parlare di un'altra tua opera, Gabriele, volevo ricordare una importante iniziativa. Sono dei nostri amici spagnoli, i quali si hanno deciso di intraprendere questo business, questa impresa molto, molto bella, carina, simpatica. Si chiama Quacky Mermaids, Mermaids è naturalmente il nome che sta per sirena in inglese, e in sostanza è un costume da bagno che però è chiuso e termina con una pinna da sirena. Esatto, per tutte le bambine che hanno sempre sognato di essere delle sirene, questo costume le permette innanzitutto di apparire tali, cioè proprio come una sirena, e inoltre questa pinna, che è piuttosto grande, avvolge entrambi i piedi, permette loro anche di muoversi molto più velocemente di qualsiasi altre pinne che magari sono divise sui due piedi, e quando nuotano nell'acqua. Quindi io invito tutti coloro che magari hanno delle figlie non molto grandi, diciamo, è ovviamente il prodotto è per tutte le età, però si addice di più alle bambine, diciamo dai 5-6 anni fino ai 16, 17, anche 18, per tutte le bambine che vogliono apparire belle come le sirene, già lo sono, ma questi costumi sono particolarmente colorati e terminano in questa pinna unica che avvolge entrambi i piedi e permette loro anche di nuotare molto più velocemente di altre pinne normali. Ecco, io invito tutti costoro che abbiano le figlie, oppure costoro, cioè le bambine che abbiano delle amichette che vogliano divertirsi nuotando come delle sirene e apparendo anche tali, di andare su Facebook alla pagina Quacky Mermaids, è scritto Quacky Mermaids, lo ripeto, Quacky con la K, entrambi i suoni che sembrano della CH ma in realtà sono della K, Quacky Mermaids, l'ho detto con la pronuncia italiana, affinché possiate mettervi in contatto, e ci sono anche delle promozioni di costumi / pinne di sirena anche gratuiti. Quindi insomma un'estate da vivere tutta dentro l'acqua come le belle sirene. Lo dico anche a beneficio dei nostri ascoltatori e amici spagnoli, simplemente estos amigos de Valencia ahora están en el comercio de este bañador de sirena. Simplemente vuestra hija, sobre todo si es una chica que va desde los 5 años hasta, digamos, 17 o 18 años, puede vestir este bañador, y no solamente aparentar como una sirena, sino también nadar como una sirena, porque este bañador termina con una pinna muy, muy grande, que permite de nadar muy veloz y muy ágil, exactamente como si fuera una sirena. Por todas las chicas o los padres de las chicas que quieren verla, bellas como unas sirenas,
pueden ir a la página Facebook Quacky Mermaids, lo digo con acento español, aunque se debería decir Mermaids, pero es Quacky Mermaids, Quacky una palabra, Mermaids otra, y allí podéis podéis haber una interacción con esos amigos que comercian con este producto tan bueno y digamos con la novedad del verano. Entonces Quacky Mermaids y a contactaros a contactar mis amigos de esta página que seguramente vuestras hijas podrán ser muy felices. Bene, caro Gabriele, adesso torniamo alla nostra arte. Anche questo è una forma d'arte, perché è un costume così, come no, terminante in questa pinna che veramente dall'aspetto a queste bambine già molto belle di loro, aspetto da sirena, e quindi che abbiano sia le nostre piccole amiche una bellissima estate, e sia i nostri amici valenziani un grande successo con questo prodotto, che sarà sicuramente molto venduto e molto apprezzato in questa estate 2017. E per quanto ci riguarda, io tornerei alle opere archivio e andrei, lo ricordiamo sempre, tutto rigorosamente in diretta, non è nulla di preparato. Ecco, c'è un'opera che si chiama Spazio. Ah, sì, che pagina? Sì, adesso te lo dico. Grazie. Prego. Pagina 7, la seconda opera della prima fila. Ah, sì. Si chiama Spazio, in realtà sono due. No, è una proprio un riferimento... una si vede una in negativo e sì, l'altra è quella che si nota in originale, quindi noi prenderemo quella in originale, certo, che è quella più colorata. E infatti subito riconosco i colori del nostro Gabriele, che sono in ogni opera sono presenti, colori differenti e sfumature degli stessi. Quindi abbiamo questa tavola dove a volte c'è questo rosa che poi però sfuma e si attenua, per poi riprendere con un colore leggermente diverso quando si avvicina al giallo di questo segmento, credo di plastica. No, guarda, è alluminio. E legno di base. E legno con di base. Una colorazione rosata. Esatto. Questa colorazione rosata che poi in prossimità di questo giallo assume dei caratteri leggermente diversi, quasi che sfiorano nell'arancione chiaro. E per parlare nello specifico dell'opera, almeno da spettatore che vede per la prima volta e che è stato colpito dall'opera stessa, io direi che il titolo dell'opera ci dà il senso anche della stessa. Spazio. Ovviamente. Spazio. Lo spazio è rappresentato da Gabriele Giardini attraverso questi segmenti di alluminio, scusate che ho avuto una chiamata, questi segmenti di alluminio
i quali hanno delle, non hanno una forma lineare, ma si percorrono una diagonale, oppure sono convessi, a volte convessi, a volte si, diciamo, si sviluppano in diagonale, altre volte con delle piccole parti in orizzontale, e poi tornano a chiudersi su se stessi. Ed è, secondo me, lo spazio come i nostri occhi non riescono a vedere, ma comunque in uno spazio in continuo movimento, diciamo, così come rappresentato dall'opera di Gabriele. Ecco, se noi potessimo vedere al di là delle apparenze, credo che vedremmo proprio uno spazio che è in continuo movimento e che assume queste forme, a volte geometriche, a volte completamente al di fuori delle forme geometriche che noi conosciamo, e che comunque, ecco, se noi prendiamo anche lo spazio degli atomi o delle cellule stesse, è proprio un continuo modificare di forme, modificarsi delle forme, in continua evoluzione. Io credo che questa sia che questa opera, con questa sua capacità di rappresentare l'evoluzione nello spazio, a volte simmetrico e geometrico, a volte completamente asimmetrico e completamente ageometrico, Gabriele abbia centrato esattamente la vera essenza dello spazio che noi con i nostri occhi non possiamo scorgere, ai noi. Prego, Gabriele. In effetti, come dici tu, caro Massimiliano, e io aggiungo logicamente che questa è una mia visione dello spazio, e dove appunto il punto nevralgico è quello centrale, dove questa terra è una terra che poi non è confacente alla rotondità, ma è come se fosse un quadrato, diciamo, un cubo con un buco quasi centrale, una piccola, perché questa terra viene violentata spesso dall'uomo, e tutto il resto è lo spazio che continua diciamo, a amplificarsi, a aumentare, quindi continua sempre a espandersi. Quindi lo spazio si espande in continuazione, è quello che io ho voluto rappresentare. Logicamente dovevo anche trovare dei materiali che fossero confacenti e assimilabili a un concetto di questo tipo, perché anche il titolo spazio è forte. Cioè, noi, attraverso dire spazio, deve rappresentare quindi lo spazio-tempo. E nello stesso tempo, appunto, scusate il gioco di parole, è anche la vita quotidiana. Cioè, io ho voluto rappresentare un'opera che è astratta, concettuale, ma che poi fosse, diciamo, molto molto inserita nel nostro vissuto quotidiano. Quindi il nostro tempo che noi cerchiamo di stringere, in realtà poi viene allargato. Quindi alcune volte, come capita spesso, vogliamo, anche tu Massimiliano me ne darai conto di questo, me ne rendi conto, alcune volte il nostro tempo sembra molto corto, altre volte invece non passa mai. Quindi quest'opera era una spiegazione di quello che noi viviamo nella vita quotidiana e di quello che lo spazio è nella realtà. Quindi, oltre tutto, diciamo, tutto questo dire deve essere anche inserito in un'opera d'arte che possa essere astratta, sì, concettuale altrettanto, in maniera importante, ma che possa essere, e che appunto è, bella da vedersi. Quindi, quando devi raggiungere questi tre obiettivi, devi necessariamente stare attento, devi utilizzare dei materiali, devi avere una certa dimestichezza, un occhio allenato, che possono essere inseriti in uno spazio, appunto,
ben delimitato, ben, quindi con questa tavola rettangolare, e anche lo sfondo di questa tavola, perché non era semplice, questo ottone, questo alluminio, quindi che va a spezzare questi filamenti che fanno sì che questo spazio tende ad aumentare, la tavola stessa è una tavola di un colore rosa, perché il rosa tende a spezzare, perché in effetti, come i grandi pittori, molto spesso il cielo lo dipingono anche con dei tratti rosa. Quindi io assorbo queste informazioni, e perché comunque ho una certa anche impronta di studio dovuta a tanti anni che ho realizzato e ho fatto sia all'Accademia, al Liceo Artistico, all'Accademia di Belle Arti intendo, di Roma, e quindi, e poi anche con il mio vissuto artistico particolare di informazione, di visione, perché io comunque sono una persona molto attenta e curiosa, e quindi ho voluto mettere il rosa anche in questo, perché era tutto, faceva parte dello stesso discorso dello spazio. Quindi ecco, io penso di essere stato diciamo confacente a una spiegazione giusta di questa opera, che renda merito al mio pensiero e al pensiero che hai anche definito te, perché è cangiante al mio. Assolutamente, assolutamente. Grazie Gabriele di essere stato con noi. Vuoi salutare qualcuno? Come no, certamente, caro Massimiliano. Io volevo salutare innanzitutto te, i nostri ascoltatori, e poi anche, l'altra volta ho parlato della nostra maestra di Zumba, e che oggi si è sposata, e quindi faccio tanti auguri a Lara Cesaria e ad Andrea Araci, che sono convolati a nozze, e quindi sono contento per loro, e io mi aggiungo a questa loro felicità, e che possano passare bei momenti e che la vita gli riservi sempre belle cose. Ecco, anch'io mi unisco agli auguri che hai fatto a questi novelli sposi, e saluto tutti coloro che ci ascoltano, in particolare i nostri amici valenziani che hanno intrapreso questa via di far conoscere questa coda di sirena alle bambine, e in particolare sono Manuel Ferre e Arancia Ferre, ovviamente sono una coppia di sposi, eh? Un beso molto grande a loro due, a Manuel e Arancia, e che la promozione de esta cola de sirena, de este bañador de sirena, pueda ser magnífica para vosotros y también para todas las chicas que quieren nadar y ser bellas como sirenas. E naturalmente un grande abbraccio a tutti coloro che ci sentono con grande affetto in Italia e all'estero. Ci sentiamo sempre su queste frequenze, credo la prossima volta, o comunque al massimo la volta ancora successiva, sarà l'ultima puntata dell'estate. Poi ci sarà una pausa di un mese e mezzo, e riprenderemo a settembre, quando farà un po' più fresco. Bene, grazie a te Gabriele per essere sempre con noi e per darci sempre queste grandi emozioni attraverso la tua arte e il commento della stessa, e a risentirci a mercoledì prossimo su queste frequenze. Dal mondo in parole a Regola d'Arte, una cordiale buonanotte a tutti voi, e a mercoledì prossimo. Ciao ciao. Vi abbraccio a tutti.